cosa dire, se non grazie, perché ho ricominciato dopo 2 mesi, ho fatto questa incredibile trasmissione ieri sera e anche oggi, e vi ho sentito tutti dentro, era come se vi avevo tutti dentro di me. Davvero grazie, grazie perché ogni giorno penso a voi, vi sento dentro di me, forte, intensamente. Quando inizio la trasmissione vorrei salutarvi uno a uno, ma davvero, grazie per tenermi forte così, siete la mia forza, l'ho sentita in questi giorni come non mai. Continuate così, perché io sono con voi, vi penso sempre, non posso nominarvi, ma ogni volta che vado in onda, prima di iniziare, penso che siete tutti lì a guardarmi e stare con me. Vi mando un bacione, ciao. Telemarket dopo 30 anni chiude. Allora è giusto che sappiate, che vediate quello che dobbiamo liquidare. Dopo 30 anni abbiamo accumulato opere d'arte di altissimo livello, cose che non avete mai visto, e per la prima volta, anche per me, entreremo nei magazzini, quelli anche segreti, quelli dove nessuno può entrare, perché vediate tutto quello che dobbiamo liquidare a qualunque prezzo in questa liquidazione che non ha precedenti. Accomodatevi, cominciamo a vedere alcune cose. Questo è l'ingresso dello showroom, dove c'è una piccolissima rappresentanza di quello che è il patrimonio, il tesoro di Telemarket. Quindi questo è l'ingresso dello showroom, dove venite a trovarci, e venite a trovarci perché siamo qua tutti i giorni. E ancora vedete questo, a cominciare dai mobili antichi, i tappeti. Una piccolissima rappresentanza, che vedete qua. Venite, venite, accomodatevi. Quali del 600, del 700, dell'800, e ancora i quadri moderni, i tappeti più rari. Un po' come rappresentare un po' il meglio di Telemarket in questo spazio espositivo. E ancora le opere di Schifano. Guardate qua, meraviglia. Tutto quello che vedete dobbiamo disperderlo in questa liquidazione. Perché in 30 anni immaginate quante opere importanti abbiamo messo da parte. Venite, venite, ancora andiamo a vedere di qua, perché ci sono delle cose splendide. Ma questo è niente ancora, niente rispetto a quello che dovete ancora vedere. Questo, ripeto, lo spazio espositivo, e tra poco entreremo. Guardate qua, che meraviglia ancora. Entreremo nei magazzini, e questa volta li vedrete tutti, ad eccezione di uno. Eccolo qua ancora, i quadri moderni, i mobili di alto antiquariato, venite, accomodatevi. Guardate qua una libreria che è impossibile presentare, ma presenteremo anche questa. Ripeto, dobbiamo disperdere tutto quello che vedete, tutto quanto in questa liquidazione totale. Anche 1000 cose che sono sempre state messe da parte perché non si potevano presentare, nemmeno con un euro di sconto. Bene, dobbiamo liquidare tutto in fretta, e immaginate quante cose meravigliose state vedendo, ma siamo costretti a farlo. Adesso entreremo nei magazzini, cominceremo, i magazzini sono su 3 livelli, cominceremo dal livello 0, poi andremo al numero 1, al 2, al 3 e al meno 1. Venite. Qui potete venire a vedere i lotti che prenotate, eh? Oppure farveli portare a casa da noi, come sempre. Venite, accomodatevi. E adesso entreremo in una zona dove è vietato l'accesso a chiunque. Nessuno può entrare qua. Ma per questo spot che stiamo girando ci è stato consentito. E quindi i quadri, guardate, un Armand degli anni 60, i quadri importanti, di grande misura, trovano posto qua. Questo è soltanto alcuno dello spazio. E adesso entriamo negli altri magazzini. Il cavò dei tappeti. Venite. Guardate, ripeto, state vedendo qualcosa che nessuno ha mai visto, perché nessuno può accedere per motivi di sicurezza a questi cavò. E come vedete, questi sono i tappeti che saranno dispersi in questa liquidazione. Sono tappeti importanti, splendidi, di tutte le misure. Telemarket esiste da 30 anni, 30 anni che compra tappeti, immaginate quanti tappeti ci sono e quanti ne vedrete ancora. Seguitemi, perché qua, ad esempio, una collezione di opere di Salvatore Emblema, talmente importanti, splendide, storiche. E qua dobbiamo fare un salto, perché i labirinti, qua, seguire
Ecco, vedi, dobbiamo fare un salto, ma lo facciamo. Prego. E qua ancora i famosi Malayan di Tsetan Khyakhman. E adesso seguitemi perché vedrete qualcosa che vi lascerà senza parole. Senza parole è impressionante. Venite. Venite con me. Saliamo a un primo livello. Con me. Questo primo livello ci sono quadri importanti ad olio. Tra i grandi maestri, tutti quelli che presentiamo da tanti anni. Scusate, qua vedete tutti questi quadri sono pronti per essere proposti in queste trasmissioni che condurremo in questi giorni, mesi, perché dobbiamo fare fuori tutto quello che vedete, senza limitazioni. Guardate, questo primo livello parla di opere ad olio, Schifano ancora una volta, con opere eccezionali, e ancora Pagliacci, il grande, ma si sale ancora, venite con me. E qui sopra una piccola rappresentanza della grafica. Adesso faremo un giro, le splendide opere di Aguzzi, tutto quello che vedete, venite, venite, venite ancora, guarda, guardate qua. Opere splendide, alcune mai viste, inedite, perché mai proposte nemmeno con un euro di sconto, sempre vietate a proporre con un euro di sconto. Che spettacolo, guardate qua. Guarda ancora. Opere che è sempre stato deciso non proporre, mai, mai messe in vendita. E invece adesso saranno disperse. Venite, perché dallo showroom adesso accederemo, ed è una cosa che non è mai stato possibile fare, accederemo a alcuni dei magazzini. I magazzini sono su più livelli e adesso andremo a vedere il livello 1. Seguitemi. Tutto quello che vedete, guardate, tra poco, in questi giorni, mesi, lo metteremo in vendita, a prezzi di realizzo, perché dobbiamo realizzare, e in grande fretta, ma per liquidare tutto quello che vedete qua, e questa, ripeto, è solo una piccola parte di quello che andremo a vedere, le splendide opere di Schifano, che sono un po' il nostro tesoro, bene, anche queste tra poco saranno messe in totale liquidazione. E ripeto, adesso accederemo da una porta riservata soltanto a alcune persone, non tutti possono entrare qua, anzi nessuno può entrare qua, adesso entreremo, guardate qua, qui, questo è uno spazio riservato ai quadri di grande misura, ci sono delle opere di Virgilio Guidi, Schifano, splendidi, storici, e adesso accederemo a uno spazio, è il primo livello dei magazzini. Venite, tutto quello che vedete dobbiamo disperderlo e dobbiamo effettuare questa liquidazione. Abbiamo a disposizione soltanto le trasmissioni e quindi tutto questo che vedete, questi capolavori, perché sono opere, molte delle quali mai viste da voi, da nessun altro. Adesso andiamo a un altro livello ancora. Venite. Entriamo in questo montacarichi e tra poco scendiamo a un altro livello e andiamo a vedere alcune delle opere che sono state prenotate, e quindi adesso entriamo in un altro magazzino. Questo che vedete è il montacarichi che ci porta al livello più basso. Avete visto, abbiamo visitato più livelli e adesso venite. Venite con me. In questo istante c'è una trasmissione, quindi dobbiamo fare piano per non disturbare la trasmissione che è in onda, e quindi passeremo di qua. Guardate che Arman splendido, ecco questo. Passiamo di qua prima? Prima di qua, eh? Venite, venite. Questo è il magazzino dove una volta che voi prenotate vengono imballati e poi suddivisi a seconda della città o della regione o l'estero. Vedete qua i ragazzi stanno imballando, vedete anche qua, stanno imballando dai vasi Galea le cose più pregiate, cose più importanti.
stanno imballando quello che voi avete prenotato. Venite, queste ad esempio le opere grafiche dell'altra sera, vedete, sono imballate e pronte per partire, per andare a casa vostra. E ancora, ogni scanzia è una regione, tutte le regioni d'Italia ovviamente, perché guardate qua, guardate, vedete, sono suddivise a seconda della regione, i tappeti e ancora la grafica, vedete, quindi c'è tutto suddiviso, pronto per essere portato a casa vostra. Quindi il sistema va avanti, adesso ha eliminazione totale di tutto quanto, vedete, queste sono tutte le opere che avete prenotato in questi giorni, pronte perché stanno per partire. Guardate qua, guardate il prenotato di questi giorni, di questi pochi giorni, abbiamo iniziato da poco e questo è il prenotato pronto per partire. E avete visto quanti altri lotti devono partire e devono essere, devono dunque arrivare a casa vostra ogni giorno. E questo è la, vedete, ognuno dei lotti ha il suo numero di prenotazione che corrisponde, vedete, al lotto e soprattutto dove andrà nella provincia. Vedete, guardate qua, questo ad esempio è la zona di Roma, e quindi vedete Genova e ancora tutta la Liguria, la Sardegna, il Piemonte, il Veneto e ancora la Toscana, vedete, tutto suddiviso, l'Emilia Romagna, e queste sono le bolle che escono con i lotti che avete prenotato. E questo è soltanto quello che avete prenotato in pochi giorni. Adesso avete visto quante altre cose, ma adesso ci spostiamo, poi da qua vengono, vedete, da questa porta, da qua vengono i consegnatari, prendono il lotto e lo portano a casa vostra, no corrieri, ma i nostri consegnatari vengono, prendono, partono da qua e vanno via, vengono a casa vostra tutti quanti.